Siamo nel Padiglione Italia per intervistare Paolo Consorti, vediamo che ci racconta. Siamo qui con Paolo Consorti che ci racconta del suo progetto che è qui al Mercato di Cannes, giusto Paolo? Sì. Sì, al Mercedio Film, domani c'è la proiezione alle 17.30, per me è la prima volta in assoluto essere al Festival di Cannes, una situazione molto elettrizzante, vedremo. Raccontaci un po' del tuo film, come si intitola, come ti è venuta l'idea? Figli di mamma è in realtà il secondo film, cioè il secondo lungometraggio che faccio. L'idea è venuta da un invito a partecipare alla nostra collettiva al Museo Mamma, museo dell'altro e dell'altrove a Roma. E questo museo nato spontaneo, nato in un'ex fabbrica occupata da nostra comunitaria di balocchi precari, e è sorto questo bellissimo museo dove appunto fanno un'attività molto bella, elettrizzante, e con tantissime mostre. Questa mostra io, tra l'altro il direttore di questo spazio è Giorgio De Finis, ti ho proposto di partecipare con un film, perché quando ho visto questi spazi, non li conoscevo, ho visto questi spazi abitati a Metropoli, io ho proposto appunto di girare come se fosse una performance di diversi giorni, con un attore che si è stabilizzato in quegli spazi lì proprio per diversi giorni, con poi la scena finale che sarà quella della mostra collettiva, dove uscirà fuori la sua vera identità. È stato un esperimento anche questo, però è piaciuto molto da subito, diciamo l'idea è piaciuta molto a De Finis, che appunto l'ha accettata, e è uscito fuori un film molto spontaneo, un film dove gli stessi abitanti di Metropolis, cioè gli extracomunitari che dovranno interagire con il mio personaggio, con il mio protagonista, diventano attori a tutti gli effetti. Poi però in realtà ci sono gli attori veri, perché ci sono camei come quelli di Franco Nero e di Alessandro Haber, che faranno parte delle visioni del mio protagonista. Come l'hai convinti a partecipare al progetto? Beh, con i testi, perché non avevo una vera e propria sceneggiatura, ma una sorta di canovaccio con testi scritti per questi camei, che poi diventano come performance, come tableau vivant, no? Come quadri in movimento, dove appunto questi grandi attori hanno interpretato i miei personaggi. Non abbiamo parlato del mio protagonista, il protagonista del film, che è Luca Lionello, insomma. È il Giuda di Mel Gibson in The Passion, e che ha sposato ormai la causa consortiana di seguirmi già dal primo film, Il Sole dei Cattivi, dove lui faceva Erode, e in questo dove lui fa questo San Giovanni Battista, cioè un homeless che crede di essere San Giovanni Battista, ma in realtà non è neanche un homeless, sarà il mio performer. È stato presentato già al Riff il film, giusto? È stato presentato prima del Riff, addirittura al Sofia Film Festival, dove ho ottenuto una menzione speciale, poi sì al Riff, siamo stati in concorso, e adesso c'è questa avventura di Cannes. Avrà una distribuzione italiana, e come sì. Mai hai pensato di portarlo a Cannes? Ecco, quali pensi che possano essere i tuoi interlocutori? Ma la distribuzione, cioè non ci ho pensato io di portarlo a Cannes, bensì la produzione stessa. Poi parteciperemo anche al Social World di Amalfi, da settembre sarà nei cinema. Adesso ovviamente il distributore è Imago Distribution, non so quanti cinema, non so qua, insomma stanno lavorando per, ovviamente è un film molto alternativo, quindi sicuramente dovranno trovare le sale giuste per poter ospitare questo genere di film. Ovviamente non è migliore di morire per i propri amici. No, Giovanni, non c'è cosa migliore di uccidere per amore. Non abbandonarmi. Non farmi tornare giù un'altra volta. Ma tu stai male? Sì, ti ho fatto cadere. Giù.
Sì, la Santa Bambina ogni tanto viene qui a giocare. Volevo farti una domanda sulla tua formazione, come sei arrivato al cinema e quanto hanno influito su di te gli incontri con personaggi importanti, come mi riferisco al premio Oscar e a Pierre Stani per quanto riguarda la parte critica? Al cinema diciamo che è quasi stato un risultato naturale, perché io prima di questi due lungometraggi avevo già fatto un docufilm prodotto dalla Rai, che però era un'opera d'arte, quando partecipai alla Biennale di Venezia con Elio delle Storie Tese, che personava San Francesco d'Assisi, e poi Giobbe Covatta che fece San Gennaro al Museo Madre di Napoli, e poi ancora Mangoni che ha fatto Sant'Ambrogio quando al Palazzo Reale di Milano, e quindi insomma già c'era un certo modo di vedere l'arte in senso più, non dico cinematografico, ma quasi diciamo documentaristico. Poi ho fatto ancora prima, anni prima, feci già dei video d'arte come Dentro le segrete cose, che era un'interpretazione tutta mia del terzo canto dell'Inferno Dantesco, poi ancora un altro video, Sapore aspro d'amore. Io lo chiamo raptus cinematografico, questo dei due film, uno dietro l'altro, perché fatti in due anni. Però in realtà non è così raptus. Il produttore invece? Il produttore, non essendo un regista canonico, è un collezionista, quindi, che però ha una sua produzione, perché ha altri film che sta producendo, DL Reproduzione. Io gli proposi questo film, ma senza prospettive commerciali, e lui l'ha accettato senza pensare a prospettive commerciali, perché se un artista viene e ti propone un film, giustamente non puoi che essere romantico, sei obbligato ad essere romantico. E quindi ecco, con Giuseppe Repore abbiamo fatto questa cosa. Adesso lui si sta occupando anche di dare un seguito a questa avventura iniziata del film, quindi appunto quello che dicevi prima, la distribuzione, la promozione, eccetera eccetera. Una domanda in anteprima: hai già delle idee per lavori successivi? Hai voglia, perché è divertente fare cinema, come lo sto facendo io perlomeno, perché non saprei fare altro. Quelli del cinema sono tutti scaramantici, non parlano mai, ma io, siccome non so, non ho un'anima diciamo cinematografica, ce l'ho più artistica, quindi non sono scaramantico. C'è un'idea sulla Divina Commedia, già con il comune, con la Film Commission Toscana e con il comune di Firenze. Poi c'è un'altra idea a Matera, sempre su una sorta di film religioso come gli altri, sulla storia di Giuda, tra l'altro, il Vangelo di Giuda. E su questa, dovrebbe esserci Ninetto Davoli, che già ha aderito all'idea. Adesso dobbiamo trovare comunque i fondi, insomma, le solite cose per far partire questo. Però, ripeto, sono film comunque low budget, sono film fatti con un linguaggio molto reale, molto fresco, quindi non hanno bisogno di grandi strutture, e quindi magari si riescono a fare, si riescono a trovare quei fondi per poterli fare. Ok, grazie Paolo, in bocca al lupo. Grazie a te.